Carlo, ma sai che tutto sommato a me quella guida alpina certificata che hai non è che mi è dispiaciuta. Cosa ne pensi? Robby, in effetti è stata un'esperienza travolgente. Era preparato, a me è piaciuto. Io ho una proposta. Contattiamolo ancora. Sì, potremmo farlo. Pensiamoci, ma potremmo farlo. Tra l'altro, lui aveva detto che continuamente faceva corsi di aggiornamento, quindi in questo momento sicuramente sarà in qualche corso di aggiornamento per tecniche di camminate, escursioni in montagna. Sono sicuro di questo. Carlo, l'ho contattato. La guida certificata? Sì, vieni stasera a cena, ci spiega tutto, è tutto pronto. Cioè, mangia sbaffo e ci spiega per... Ci siamo messi Ah, d'accordo. ok. Lui ha detto, oh, mi date a mangiare, mi date a mangiare, lui... Posso, posso. Ma è bravo, è Interessante, bravo, è bravo. è bravo. Ma non... Ma è quello dell'altra volta. A me, sì, a me è piaciuto, ma è bravo, eh. Quest'anno... Beh, esperienza ne ha. Ma poi vediamo adesso quando ci mettiamo d'accordo. C'ho in mente un paio di cose. Adesso fatemi pensare. Ma visto che quando... Beh. Lì è bellissimo. Fai tre laghe, arrivi al basso. Come dal basso. Sì, dal basso, in alto. In alto, dal basso. Hai capito? Quando arrivi al basso, c'hai una vista che è bellissima dal basso. Signore Ciro, noi siamo molto contenti di averla come guida nostra certificata, cioè, però visto che noi in Brianza siamo un po' abituati a queste cose, non me ne voglia male, ma quanto ci costa questa sua prestazione professionale? L'altra volta abbiamo fatto qua, 500. 500 era, se mi sembra di ricordare. Sì. Un po' di crisi, l'aumento delle materie prime. Quest'anno, ma io penso, ma secondo me potremmo fare 2005. Per riscaldamento facciamo un po' di food mop. World Mars. Di qua si va in un posto che non mi ricordo come si chiama. Lì, là su. Adesso noi andiamo di là in fare, no? Però adesso un attimo che devo guardare una app che non mi ricordo bene. Carlo, ma a me quella guida sembra lenta, cioè, è Ma guarda dietro. che è avanti a noi, eh! Ma a me sembra dietro. Ah no, è proprio dietro. È lui? È lui, è lui. Oh, che fatica, ho rallentato un po'. Mamma mia, già sarà già 5 minuti che non si può fermare un attimo e fare una sosta. Mamma, che stanchezza, che stanchezza. Oh, che fatica, che fatica. Mi devo guidare. Ciro, volevo farti una domanda, ma com'è che hai iniziato questo lavoro? Lavoro. Più che altro l'ho iniziato come hobbit. Poi dopo la gente mi dava dei soldi e andiamo avanti. Secondo me di là devo andare, di là. Sono sicuro abbastanza di là. Devo andare. Scusi, signor Ciro, mi permetto, ma la freccia non direbbe di là. Ah, la freccia, sì, è giusto, di là, come dicevo io.
Guardate quante mucche! Guardate quante mucche! Okay. Io sono un veterinario, ma a me non sembrano. A me sembra un pecore, comunque è bravo, è bravo, è bravo. Comunque sì, mi piace. Con l'educazione proprio niente, anche qua va. Imbrattano i sassi. I qui crepe, come si chiama, i bombolette là, maledetti sti ragazzi. Maleducati. Guarda! È pecore! È pecore! Pecore! C'è un bello, aspetta un attimo che, vabbè, aspetta che faccio un selfie così quando i miei amici apposito, tipo. Scusi Ciro, non è che ci darebbe anche i nomi di queste montagne? La adesso mi spiego. Quello lì è il Monte Scarpone, per gli amici mascarpone. È gemellato, è di origine vulcanica, gemellato col Vesuvio. Proprio lì sotto poi c'è un rifugio per la pizza, bello, qualche volta vi porto. Allora, questi qui che vedi qua sopra te è il Pannacott, mi pare. Poi là in fondo, tra quelle due là, c'è il lasagna. C'è lasagna. Là c'è quattro stagioni. E poi c'è quell'altro che non mi ricordo. Il tiramisù, quello là. Il tiramisù. Perché si chiama tirasù perché è proprio che è l'ultimo, quello più alto. Tirasù. Ah, sì. Bello quello, Saranno decine di centimetri d'altezza. È proprio preparato. Guarda, abbiamo proprio speso bene i soldi, sono proprio contento. Sicuramente. E ce la facciamo una pizza sotto il Monte Mascarpone? Io direi una pizza al mascarpone sotto il Monte Mascarpone. Bravo, Carlo. Ah, a proposito, ma la 2005 è... Guarda che me la date. Carlo, a me è piaciuta la guida, è stato bravo, che ne dici? Sì, non ha mancato in nulla, veramente. L'anno prossimo? Veramente competente. L'anno prossimo? Ancora, su altri video. Quando arrivi su al passo, in alto. signora Ciro, che c'è? Cinguicendo. Con ringaro delle materie prime e la grigia.